E lì è l'abitato di Bondo, quello qui davanti con la chiesa evangelica. E lì è la zona, è tutto l'anfiteatro granitico della Bondasca, dove è partita la frana, dal Pizzo Cingolo. È una zona granitica, è quella zona lì, e si forma del ghiaccio e della neve sotto. La montagna purtroppo è invecchia, non è neanche colpa dell'uomo in questo caso. C'è il rischio che l'altro Ne verrà giù materiale. ancora purtroppo tanto, perché avevano gli svizzeri, i grigionesi qui, avevano già pulito giustamente l'alveo del fiume prima, in precedenza. Adesso purtroppo ne è scesa una massa talmente tanta, sono milioni e milioni di metri cubi. C'è preoccupazione? Sì, l'unico, secondo il mio punto di vista, in base alla mia piccola esperienza, penso che il pericolo maggiore sia se dovesse arrivare un temporale. Allora arriva una massa d'acqua in poco tempo e smuove questo materiale già mosso e Fragile. porta a valle, potrebbe coinvolgere anche a valle i paesi. Lei come ha saputo di questa frana a pochi chilometri dal confine con Villa di Chiavenna, dove lei vive? Già da tempo che si parla di questa frana e stanotte abbiamo sentito dei boati, si sentivano nella notte, si sentivano dei boati, penso in mattinata che si sono sentiti, ma già tempo fa ero su montagna e si è sentito un boato e si parlava già che era la frana del Cingolo che si era mossa. Lei aveva mai visto una cosa simile? No, proprio una frana di quelle dimensioni qui vicino, Ha visto anche quanta gente è qui oggi a guardare la diga? C'è grande preoccupazione. Esatto. Siete pronti nel caso in cui dovessero farvi evacuare? Ma pronti, non si è mai pronti abbastanza. La diga è vuota, lì. Ha già aperto tutte le paratoie, quindi non. Lei come ha saputo della frana? E mio figlio lavora qua, mi ha avvisato. Siete qua tutti a guardare? Sì, per curiosare più che altro.